Chieti non solo avrà gli 800.000 euro del CIPES per la messa in sicurezza di via Gran Sasso, ma stiamo lavorando per reperire altri fondi per apportare nuovi interventi per il dissesto idrogeologico. Il sindaco di Chieti e l'assessore ai lavori pubblici rispondono così alla polemica sollevata da Fratelli d'Italia, che nei giorni scorsi aveva accusato l'amministrazione Ferrara di non aver ottenuto dal CIPES, il Comitato Interministeriale per la Politica Economica Estera, gli 800.000 euro per mancata presentazione di documentazione. Solo fake news. Liquida così la vicenda il sindaco, che si dice disposto a dare notizie veritiere sullo stato delle opere, sia quelle ereditate sia quelle che sono state avviate dalla sua amministrazione con i 40 milioni reperiti in un solo anno. Il mancato finanziamento denunciato da Fratelli d'Italia riguardava la copertura finanziaria per la messa in sicurezza e i lavori di consolidamento di via Gran Sasso, un'arteria importante per Chieti, sia per la posizione che per le abitazioni e le scuole che insistono su di essa. Il dossier inviato al Ministero delle Infrastrutture parlava chiaro: il viadotto presenta notevoli criticità, in particolare in corrispondenza dei giunti. Il tratto viario è lesionato e degradato, le armature ossidate per assenza di copriferro a causa di infiltrazioni d'acqua e il guardrail deformato. In più, il tratto pedonale in un lato del viadotto è interdetto al passaggio. 4 anni sono trascorsi da quando il Comune aveva segnalato al Governo le opere pericolanti in città, ma ora per via Gran Sasso si avvicina la possibilità di interventi strutturali, che comunque inizieranno non prima di un anno. Gli 800.000 euro saranno finanziati non appena portato a termine il progetto di fattibilità. 800.000 euro di cui si parla sono presenti nei progetti di fattibilità tecnico-economica e saranno deliberati dal CISP nel più breve tempo possibile, quindi non sono fondi perduti, ma abbiamo dovuto dare attuazione a dei progetti già esecutivi e conseguentemente è un problema solo di tempi. Mi dispiace solo che si faccia polemica da parte dell'opposizione, che oramai è accorto di argomenti per attaccarci, e che con queste polemiche si metta in subbuglio e quindi si crei pericoli nella popolazione che non ci sono.